Gli arsenali repubblicani ospitano una delle cerimonie più importanti della nostra città, vale a dire il conferimento della cittadinanza onoraria alla 46esima Brigata Aerea, di cui ne parliamo con il generale Iadicicco, che immagino sia felice e contento per questo riconoscimento. Sì, sono assolutamente felice per il nostro reparto, per la 46esima. Sono felice e grato verso il sindaco, verso il consiglio comunale tutto, per questo importante riconoscimento che sentiamo davvero come un privilegio per tutto il reparto, perché la 46esima è qui dal 1940, il legame col territorio è indissolubile, qui viviamo noi, lavoriamo noi, ma soprattutto vivono le nostre famiglie. E soprattutto avete dato anche un contributo purtroppo di vite umane durante questo periodo. Sì, assolutamente, dal termine del secondo conflitto mondiale il sacrificio della 46esima Brigata Aerea nelle missioni di pace e nelle missioni a tutela della salvaguardia del cittadino, perché purtroppo noi abbiamo perso equipaggi anche nelle missioni antincendio che venivano volate dal reparto, è stato importante. L'unica cosa non è che magari questo riconoscimento è venuto un po' tardivo. Assolutamente no, è venuto quando era il momento giusto. E su cosa siete impegnati ora per chiudere? Siamo impegnati su tutti i fronti ovunque sia necessaria la nostra presenza, ovunque il paese ci chiama ad intervenire. Recentemente, poco prima di Natale, siamo rientrati al termine della campagna di ricerca scientifica dell'Enea in Antartide, dove abbiamo fornito il nostro supporto con un nostro velivolo che effettuava i collegamenti tra la Nuova Zelanda e le basi della ricerca scientifica sul continente antartico. Per quel poco che può contare da parte della redazione di Pisa News, i nostri più sinceri complimenti. Grazie mille.